Jodi Cutler, animatrice del forum Affrontiamo la sordità insieme su Facebook, e non solo su Facebook, di un blog importante che raggruppa genitori e parenti di pazienti sottoposti a impianto cocleare. Jodi, cosa trovi di interessante in questo genere di conferenze? Siamo al Hearing Across the Lifespan di Cernobbio. Innanzitutto grazie, sono felicissima di essere qui per la quarta volta. 8 anni fa questo è stato il mio primo congresso in cui ho parlato, ho raccontato la storia di Jordan, mio figlio che è nato sordo e grazie al sistema sanitario italiano abbiamo fatto progressi enormi. Lui adesso frequenta il quarto liceo artistico. Sono veramente felice. Allora, questo congresso è tipo un pioniere dell'informazione a livello globale sullo screening uditivo neonatale. È fondamentale questo progetto di screening per assicurare che i bambini possano avere una diagnosi precoce per poter parlare. Quest'anno e anche 2 anni fa che ha iniziato di affrontare il discorso dello screening dell'adulto, ancora una volta questo congresso si rappresenta come pioniere in un percorso di screening per gli adulti, perché oggigiorno c'è sempre più frequenza di sordità negli adulti. È un congresso importantissimo perché riesci a coordinare tanti paesi in un posto. Per esempio oggi parlavo con una persona di Portogallo, un logopedista che mi raccontava come stavano cercando di mettere insieme progetti per aiutare le famiglie. Ho conosciuto una audiologa che è anche psicologa in un paese dove, in Iran, dove è veramente difficile affrontare certi argomenti e ci sono diversi limiti, però ci sono diversi professionisti a livello globale che stanno lavorando per migliorare il futuro dei ragazzi. Questi sono congressi che ti arricchiscono, ti danno tante informazioni, ti dà la possibilità di rendersi conto di quanto possiamo fare in Italia, quanto facciamo e che siamo veramente fortunati. Ecco, quanto è importante a tuo parere? Tu fai un gran lavoro anche di collegamento, vorrei dire, tra le famiglie e probabilmente i ricercatori, i medici e gli operatori del settore. Quanto è importante che informazioni di questo tipo, che sono rivolte a medici e quindi a operatori, raggiungano anche le famiglie di pazienti? Quindi, secondo te c'è una conoscenza sufficiente per riuscire a raccogliere tutte queste informazioni? In questo il tuo forum è particolarmente, si distingue per questo. Ho sempre avuto la fortuna di poter dare e condividere tante risorse essendo americana, così ho accesso a diversi studi, letteratura in inglese. Io cerco di dare tutte le informazioni possibili in maniera tale che gli italiani sanno quello che sta succedendo nel mondo. Oggi mi è stato segnalato da una ragazza che aiuto a Sudafrica che il suo audiologo sarebbe stato a questo congresso. Io sono andata su LinkedIn, ho cercato sulla sua foto del profilo, sono andata alla caccia e ho trovato questo audiologo di Cape Town, Sudafrica, e lei è rimasta scioccata perché questo è quello che faccio. Io conosco i genitori, conosco le famiglie, conosco gli adulti e attraverso di loro, attraverso i congressi, io inizio a conoscere anche i medici. Io cerco di dare l'informazione che imparo dai medici per dare alla famiglia, ma più importante è che io cerco l'informazione che io imparo dai genitori, dalle famiglie e ogni giorno le cose che vivono per condividere con i medici. È una situazione di condivisione e questa è la cosa fondamentale oggigiorno. Grazie e complimenti. Grazie.